sono orgoglioso di far parte di questo gruppo perché in tutte queste difficoltà siamo riusciti a far gruppo, a unirsi e a mettere tutto in campo per cercare di salvare la San Giovannese, perché la verità è questa. Che succede domani o nei prossimi giorni? Cioè, puoi dirci qualcosa? Chi lo sa, boh, io spero si possa risolvere tutto, sia se torna Perpignano che rimette a posto le cose, ci paga e sistema tutti i debiti che c'è in giro, sia se ci sono degli imprenditori sangiovannesi o della zona che amano la San Giovannese, che vogliono andare a mano alla San Giovannese, perché ancora c'è il momento per poterla salvare. Se la cosa continua ad andare avanti così per giorni, forse la settimana, lo so se ce la facciamo. Noi ci siamo detti dentro lo spogliatoio che fino a dicembre reggiamo, anche senza stipendi e senza nulla. Però c'è da tenere conto anche che c'è tanti ragazzi che vengono da fuori e ci hanno da pagarsi vitto, alloggio. So che stanno chiudendo le porte in faccia a tutti e quindi la cosa è diventata insostenibile. È ancora più brutto da pensare proprio per una prestazione come questa, insomma, che non è effetto. Potrebbe essere causa di pensare quello che poteva essere. Sì, infatti. Peccato perché siamo a novembre, perché ancora c'è un campionato da fare. E mi dispiacerebbe enormemente arrivare a dicembre, che ci tocca andare via a tutti e San Giovannese non sa come finisce poi. Se non ci fossero le questioni esterne, sarebbe stata la vittoria più, la domenica, una delle domeniche più belle da vivere. Purtroppo non ci fermiamo qui. È vero, questo è vero. Tutta la settimana purtroppo abbiamo a che fare con situazioni che purtroppo non riguardano l'aspetto tecnico, tattico, e se si sta parlando di altre cose che sicuramente non vanno bene, perché nel calcio si deve pensare solo al campo. Così non è in questo momento. E quindi, ripeto, è un gruppo che se lo merita, è un gruppo di veri uomini, un allenatore che sta facendo benissimo, uno staff eccezionale, quindi tutti i tifosi che ci vengono a vedere, che hanno amore per questa maglia, non è giusto che magari a dicembre finisca tutto. E quindi io spero che ci sia un accordo col presidente o con nuovi imprenditori. Qualcuno ci deve dare una mano perché non è giusto che finisca tutto qui. Anche perché quest'oggi fino al 96esimo avete voluto la vittoria. Considerando che se poi si sfaldasse tutto a dicembre, diciamocelo, fare i punti adesso servirebbe anche a poco per la stagione, forse solo per, esclusivamente per una questione di testa vostra. Certo, ripeto, stiamo dimostrando che comunque il gruppo, c'è cioè un grandissimo gruppo, si sta vedendo un bel gioco, tutti stanno vedendo che comunque diamo l'anima e anche oggi abbiamo raggiunto la vittoria, ci abbiamo creduto fino al 93esimo e quindi, ripeto, oltre a noi servono altri veri uomini al di fuori che ci danno una mano, perché a dicembre penso che non sia giusto per nessuno, no? Che finisca tutto, che ognuno prenda le proprie strade. Chiede spesso ai giocatori, ma dal punto di vista dell'allenatore, questo periodo come viene vissuto? Eh beh, viene vissuto con mille difficoltà, ma ho detto ai miei giocatori, penso che lo stanno facendo da un mese a questa parte, di pensare solo al campo. E lo stiamo dimostrando con i risultati, con le prestazioni e soprattutto con un grande gruppo, perché oggi è la vittoria di un grande gruppo per questa città che ci sta vicino, quindi andiamo avanti per quello che sono le nostre qualità di calcio, cioè che pensiamo al campo. Sareste a 14 punti al di sopra anche della quota salvezza per l'appunto sul campo. Quest'oggi una vittoria arrivata ancora una volta nei minuti finali, come a Fiorenzuola. Non mollate mai, non è solo un modo di dire proprio per quanto accade fuori. No, questa è una squadra che deve stare sempre al 200% per vincere le partite. E anche se è successo a Fiorenzuola e oggi fino al 92esimo è una squadra che crede in quello che fa, e questo per un allenatore penso che sia una cosa bellissima. Quindi siamo contenti di aver dato questa gioia alla città e dobbiamo andare avanti per questa strada, naturalmente senza adagiarci e soprattutto lavorare e continuare a lavorare.